Buongiorno a tutti, benvenuti a Palazzo Ducale in questa piazza virtuale che abbiamo costruito giorno dopo giorno per fare ed essere a fianco dei genovesi, dei liguri e di tutti coloro che sono interessati a tematiche culturali. E oggi iniziamo un ciclo che affronta una questione decisamente importante e che riguarda soprattutto la nostra regione molto da vicino. Si tratta infatti del ciclo che si chiama Patrimonio industriale della Liguria, memoria identitaria tra conservazione e riuso. La cura è della professoressa Sara De Maestri, alla quale passo la parola, augurando a tutti buon ascolto. Grazie, va bene il. Grazie a tutti, grazie in particolare alla Fondazione di Palazzo Ducale che ha condiviso con noi l'iniziativa di questo ciclo di incontri. In particolare ringrazio la direttrice, la dottoressa Serena Bertolucci e tutto il suo staff che ci ha validamente supportato in questa iniziativa. Ringrazio AIPAI, l'Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale, che ha presentato il progetto, con il sostegno dell'Università di Genova, delle Soprintendenze di Genova e Spezia, di Imperia e Savona, della Fondazione Ansaldo, dell'Ordine degli Ingegneri e dell'Ordine degli Architetti di Genova. Ringrazio ovviamente i relatori che interverranno nei vari incontri e quanti poi parteciperanno, purtroppo in modalità remota, causa la pandemia. Passo la parola per i saluti al professore Edoardo Currà, professore di architettura tecnica all'Università di Roma La Sapienza, presidente di AIPAI, l'Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale, e delegato del direttivo CRIVETAT, Centro di Ricerca Sapienza per la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e del territorio. Passo la parola al professor Currà. Buonasera, io ringrazio e permettete anche a me alcuni saluti e ringraziamenti specifici. Quindi innanzitutto la curatrice, la professoressa Sara De Maestri, la collega di AIPAI, l'Università di Genova, i colleghi Repetto, Giribone, l'organizzazione della Fondazione di Palazzo Ducale con la dottoressa Bertolucci e il suo staff, la sovrintendenza, la dottoressa Salvitti, il dottor Leone, il dottor Canziani, l'ingegner Venuti di Enel e come relatore anche l'ingegner Fui. Tutti protagonisti delle vicende più o meno recenti dei temi che consideriamo. E insieme a loro io estendo i miei saluti anche ai relatori dei due seminari successivi. Per me è un vero piacere essere in questa piazza virtuale qui a Genova, seppur a malincuore da remoto. Spero, ovviamente, confido nella vitalità delle azioni e della promozione sul territorio di Sara per rivederci presto di nuovo lì in presenza. Scopo di questi seminari è innanzitutto far conoscere i tre beni oggetto degli incontri. Saranno moderati da componenti del direttivo di AIPAI. Quindi, oltre Sara De Maestri, avremo Massimo Preite al prossimo incontro, referente di TIC Italia e presidente dell'ERI, l'European Roots of Industrial Heritage, e Renato Covino, past presidente di AIPAI. È importante segnalare da subito, ma sarò brevissimo, che questo obiettivo conoscitivo non è fine a se stesso nelle intenzioni di AIPAI, nelle intenzioni della professoressa De Maestri, ma dalle fonti, dalle ricerche materiali, dalle esperienze dirette e dall'uso, la conoscenza è cercata per far riconoscere il patrimonio e al fine di proporre un riuso compatibile per i beni che sono in cerca d'autore. Confrontarsi sugli indirizzi, sulle istanze culturali, quelle civiche, quelle urbane, aziendali, economiche, anche per quelli che sono ancora in eccellente attività. Sono qui, come ha detto De Maestri, in veste di presidente AIPAI. L'AIPAI è l'Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico e Industriale e lo scopo è proprio promuovere e diffondere la consapevolezza del valore storico e culturale di tale patrimonio. E la collaborazione operativa, scientifica tra enti, università, ordini, associazioni e privati.
e l'attività ventennale di Aivai in Liguria ne è un esempio. Sul fronte della tutela, ricordo le collaborazioni e le istanze di Aivai per l'apposizione del vincolo da parte delle sezioni regionali curate da dei maestri, le fonderie di Chisa, Multedo, la centrale di cui parliamo oggi, ma anche i diversi, numerosi dossier sui molti monumenti. Una piccola battaglia ma importante recente, l'impegno per il gasometro proprio contiguo all'area Ansaldo, che l'area Ansaldo è oggetto del prossimo incontro. Nella battaglia estiva del gasometro sarà coinvolto il board Aivai appena la scorsa estate, e abbiamo constatato un effetto importante di scuotimento del dibattito e di emersione di un forte bisogno di costruire una capacità di relazionarsi positivamente con questo passato, che non va data per scontata e che deve, quindi, nella sua rigenerazione, alla cittadinanza anche una forma di riscatto. La presenza ligure è rilevante, è molteplice. Ricordo che nel 2006 qui a Aivai Liguria ha promosso il primo convegno internazionale sui beni culturali e industriali e della Liguria, conoscenze e valorizzazioni, e ospitando anche in tale occasione la prima esposizione della mostra sul patrimonio industriale curata da vicepresidenti, da Manuel Ramello e Roberto Parisi, che ha girato l'Italia e che ha fatto uno stato dell'arte al momento, un'istantanea sul patrimonio industriale di tutto il paese. Questa manifestazione era legata al congresso internazionale del TICI, del International Committee, di cui il Board Aivai è sezione italiana. In questi anni il TICI ha svolto un'azione importante nel far emergere una coscienza e nell'individuare gli strumenti operativi. In questo senso, pochi anni dopo, ricordo il convegno del 2011 per i 140 anni della Regia Scuola Navale, nell'ambito di questi anniversario De Maistri aveva promosso il convegno internazionale Città, Porti e Arsenali con l'Università di Genova, il MUMA, il Galata Museo del Mare, l'Ordine degli Ingegneri. Infatti fu ospitato al Galata Museo del Mare e alla Facoltà di Ingegneria, alla Villa Giustiniani Cambiaso. Ma non solo... lo ribadisco, nelle nostre intenzioni convegni di studio, ma sensibilizzazione, posizioni costruttive per la tutela e il coinvolgimento diretto nella ricerca di indirizzi operativi, come le molte convenzioni, anche tramite il laboratorio Archin di architettura industriale realizzato all'Università di Genova con il sostegno appunto di Aivai e la sezione Ligure, che ha legato la ricerca e la terza missione in molte convenzioni con enti pubblici e privati, coordinato sempre dal presidente ligure De Maistri, oppure recentissimamente il workshop del 2019 Patrimonio industriale come strumento di marketing e comunicazione per imprese e territori, organizzato da INGE, Percorsi e cultura industriale a Genova, che è socio istituzionale Aivai, e il presidente Alessandra Brignola anche nel board Aivai, in collaborazione con la Confindustria e la Fondazione Ansaldo. La Liguria quindi è al centro degli interessi Aivai e il patrimonio industriale è rappresentato da un'infinità di settori merceologici, di forniture di servizi, di innervamento urbano, e penso anche al numero del nostro journal scientifico in corso di realizzazione proprio sui mercati urbani moderni, che parte dalle esperienze, dalle emergenze liguri. Il numero è a cura di Rita Vecchiattini di Aivai Liguria e Marina Docci di Roma, entrambe nel direttivo di Aivai. Quindi in questo ciclo a cui sono veramente appassionato ci confrontiamo con delle testimonianze molto rilevanti e che sono tutte inquadrate chiaramente in un contesto urbano e territoriale a dir poco complesso. Questo è proprio il cuore degli obiettivi e dell'impegno di Aivai a livello internazionale del TICI. In questa azione il nostro riferimento, il quadro più aggiornato, è quello dei principi enunciati tramite delle carte del TICI, la Nizhny-Tagil Charter del 2003, oppure ancora più i Joint Principles di ICOMOS e TICI insieme, ben noti soprattutto come i principi di Dublino sul patrimonio industriale. In entrambe queste sintesi, che sono anche direttamente accessibili sul sito Aivai, si coglie il riferimento definitivo di alcune caratteristiche importanti di una visione contemporanea di patrimonio industriale, coerenti con il dibattito di questi tre seminari. La prima, per me, riguarda gli oggetti. Possono essere isolati e far parte di un più articolato paesaggio urbano, ma più frequentemente sono parte di distretti produttivi
legati a risorse, a infrastrutture o addirittura interi compendi o città di fondazione, come città Company Town, come l'ultimo incontro. In generale, quindi, sono parte di paesaggi del lavoro che hanno stabilito nel tempo delle influenti connessioni sul territorio contermine. La stratificazione che ne consegue è una risorsa complessa. È importante leggerla in parallelo e individuarne al meglio il palinsesto alle diverse scale. Un grado di rigenerazione è potenzialmente insito in ogni oggetto o area ex industriale calato nel suo contesto, e il contesto pone sempre dei quesiti fondamentali riguardo ai modi e agli obiettivi dell'azione. La seconda riguarda le dimensioni di questo patrimonio, che, come comincia a essere condiviso dai più, riguarda i beni materiali, ma anche la dimensione intangibile, i saperi tecnici, l'organizzazione del lavoro e i lavoratori. Il complesso lascito sociale e culturale che ha plasmato le comunità e ha influenzato la società recente e contemporanea. Quindi, al di là delle definizioni, sono aspetti fondamentali che ritroviamo nelle pratiche sociali, nelle tradizioni innescate da welfare aziendale, negli ecomusei. Concludo con un'attenzione particolare che è sulle problematiche ambientali. La chimica, la siderurgia, i processi di trasformazione di molti materiali sono avvenuti in passato alle spese dell'ambiente e conseguentemente della salute. L'Italia è all'avanguardia nel settore dell'ingegneria sanitaria. AIPAI è coinvolta tra l'altro ogni anno, e siamo grati al workshop SICON, siti contaminati, che dà dell'ingegneria sanitaria, che dà un'iniezione, uno sprone nazionale annuale alla ricerca e all'applicazione al tema. I siti dismessi urbani e territoriali devono farsi carico innanzitutto della insostenibilità che hanno contribuito a creare. Ma quello in cui crediamo di più, e che è dimostrato in moltissimi casi virtuosi, possono farsi anche carico di altre e ben maggiori insostenibilità del territorio, e nel processo di rigenerazione hanno tutte le carte in regola per promuovere e attuare molte delle istanze di sostenibilità ambientale, energetica, non solo di risarcimento, ma soprattutto di valorizzazione e di servizio. Questo vale moltissimo anche dal punto di vista sociale e del lavoro. La nostra è una battaglia che ogni sviluppo delle aree e dei siti riconosciuti come patrimonio, secondo i diversi gradi di valore posseduti caso per caso, sia il più possibile orientata a riportare lavoro nei luoghi del lavoro, attraverso la cultura, attraverso l'impresa, attraverso l'incubazione dell'innovazione, attraverso la produzione di energia da fonti rinnovabili e così via, come presidi inseriti armonicamente in un'economia circolare. Con questo concludo, quindi vi ringrazio, auguro a tutti un ottimo svolgimento dei lavori, a cui parteciperò con una grandissima attenzione e tantissimo interesse. Rendo la parola alla professoressa De Maestri, buon lavoro Sara, grazie. Grazie Edoardo per questa preziosissima introduzione. Passo la parola a Emanuela Salvitti, segretario regionale del MIBAC della Liguria, direttore ad interim della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le città metropolitane di Genova e la provincia di Spezia. Emanuela Salvitti, con cui abbiamo lavorato dal lontano 2005, quando faceva parte della Soprintendenza regionale, con cui abbiamo ripreso recentemente una fattiva collaborazione con il suo ritorno in qualità di soprintendente per la città metropolitana di Genova e la provincia di Spezia. Emanuela, grazie. Buongiorno a tutti. Permettetemi anche a me di ringraziare innanzitutto i promotori e gli organizzatori di questi incontri e la Fondazione Palazzo Ducale, che ci ha dato la possibilità di aprire questo confronto ospitandoci in questo prestigioso salone e questa piazza virtuale, un confronto su temi sicuramente di grande attualità e sul quale possiamo appunto confrontarci non solo sul discorso della conservazione di questo inestimabile patrimonio e tutela che sicuramente attiene alle soprintendenze, ma anche sul futuro di questo patrimonio, che è il grande punto interrogativo che lasciano appunto questi grandi spazi oramai in disuso e diciamo in qualche modo congelati. E sappiamo tutti che i processi storici di ristrutturazione del territorio
unite alle matrici storico-culturali da una parte e alle connotazioni paesaggistiche che caratterizzano i luoghi, hanno generato però degli elementi costanti e tuttora in divenire determinati dall'attività produttiva e dalla cultura del lavoro che si è sviluppata nei luoghi. E con le tracce di questi elementi, con le permanenze di questi elementi, si deve oggi confrontare l'attuale condizione economica e sociale, immaginando appunto per loro un futuro capace di creare ancora uno sviluppo nel territorio e di attivare un salutare processo di rifunzionalizzazione e riqualificazione dei contesti in cui si collocano. Si tratta quindi di elaborare dei progetti in cui secondo me il Ministero appunto può intervenire come uno dei tanti attori che dovrebbero risolvere le problematiche urbane emergenti, quindi dall'altro possono veicolare però anche l'introduzione di nuovi approcci nella concezione dell'intervento urbano, nella relazione tra piani e progetti, nella costruzione di reti di attori che agiscono anche fuori dai ruoli convenzionali, nell'introduzione di nuove modalità di intendere l'uso degli spazi pubblici, nell'introduzione di nuovi sistemi di rete ed infrastrutture anche immateriali, parlo del digitale e quant'altro. Se questo è il possibile significato che oggi possiamo attribuire al termine rigenerazione, di cui appunto un termine molto di moda oggi, non siamo dunque però in presenza di un neologismo urbanistico, ma piuttosto proprio di una diversa e nuova cultura di governo delle trasformazioni del territorio. A fronte, sappiamo tutti, di una prassi purtroppo consolidata che ha portato spessissimo nei grandi progetti di trasformazione di aree industriali dismesse alla cancellazione della testimonianza storica, ci sono ormai però notevoli e molteplici esempi in cui la stretta collaborazione tra enti, cittadini, associazione hanno portato alla conservazione e alla rinascita di edifici, addirittura parti di città congelate, come dicevo prima, nel tempo hanno ritrovato una nuova vita. E tutto questo si è mosso anche spesso attraverso delle pratiche che nascono proprio dai cittadini, dal basso. Alla luce di questi temi, che chiaramente io ho solo toccato, ma sicuramente fanno parte, ecco, delle problematiche legate alla conservazione di queste grandi strutture industriali, una domanda che ci poniamo, che ci siamo posti come Ministero, era quale ruolo il Ministero può svolgere all'interno di questo complesso, delle complesse tematiche, e di quali strumenti disponiamo per partecipare insieme a tutti gli attori a questa sfida, che può trovare però una soluzione e successo soltanto all'interno di una confluenza e condivisione reciproca di interessi, di finalità culturali, sociali ed economiche. Il contributo e il supporto che il codice ci dà in tal senso diventa fondamentale, e nello specifico tocca tre temi: l'ampliamento degli ambiti di tutela, la nuova visione e concezione del paesaggio e l'introduzione del concetto di valorizzazione. Il codice dei beni culturali ha dato la possibilità di dichiarare di particolare interesse e quindi di inserire nel regime giuridico dei beni culturali, leggo, le cose immobili e mobili a chiunque appartenenti che rivestano un interesse particolarmente importante per il loro riferimento con la scienza, la tecnica e l'industria. Quindi finalmente così il riconoscimento dei luoghi dell'industria è esplicitamente citato e non è più un'addizione generica in cui facevamo ricadere anche i grandi complessi industriali o l'architettura industriale all'interno di beni storici, ma in essa però trova anche spazio un concetto diverso di tutela, che non si traduce solo nella conservazione materica del bene, e quindi parlo di edifici, macchinari, archivi e quant'altro, ma include anche la salvaguardia dell'identità e della cultura del territorio che li accoglie e che li ha prodotti. Per quanto riguarda il paesaggio e la valorizzazione, non mi dilungo perché voglio lasciare spazio, adesso però si aprirebbe un altro
tematica importante da approfondire, che però soprattutto possiamo in qualche modo sintetizzare sull'attenzione oramai che si rivolge agli spazi degradati e quindi alla valorizzazione di questi spazi degradati e al demandare alla pianificazione paesaggistica quella che è la riqualificazione di questi spazi. Il ciclo di incontri che oggi presentiamo illustra, come è stato detto prima di me, tre casi di conservazione e valorizzazione di edifici particolarmente significativi che il Ministero ha ritenuto di vincolare, non tutti, chiaramente stiamo parlando di tre casi, e attraverso una approfondita istruttoria compiuta dalla soprintendenza e che ha coinvolto diverse competenze che sono quelle architettoniche, quelle storico-artistiche e quelle demo-etno-antropologiche. E sono state scelte tre strutture differenti per localizzazione, destinazione, tipologia, e caratteristiche costruttive e quant'altro, ma tutte particolarmente significative soprattutto per il loro legame con la memoria e la storia del nostro patrimonio industriale della Liguria e per il loro valore identitario. Alcune di queste sono ancora produttive, hanno trovato un futuro, altre hanno ancora bisogno di capire che tipo di destinazione potrebbero avere. E il termine di identità, il concetto di testimonianza del passato industriale che ha caratterizzato i territori in cui si collocano questi tre complessi di edifici, sono all'interno di tutte e tre i vincoli nella loro motivazione. Sono tre vincoli, uno è quello di oggi e del 2019, che appunto ha tutelato sia l'edificio sia i macchinari, c'è Genova Ansaldo, c'è le ex fonderie di Ghisa di Multedo, che fanno parte del grande complesso Ansaldo, dove ancora una volta si parla di testimonianza dello sviluppo industriale genovese, e il complesso industriale di Ferrania, dove sono state vincolate alcune delle più significative architetture ancora che in qualche modo comunicavano questo passato glorioso della Ferrania. Questi tre esempi, vado alla conclusione, rappresentano e raccontano anche la storia però di come un modello di imprenditoria, spesso di tipo familiare, si sia sviluppato nel XX secolo e di come sia arrivato a diventare la spina dorsale del panorama imprenditoriale italiano. E in questo senso le vicende liguri, i protagonisti delle vicende liguri, parliamo dei Perroni, dell'Ansaldo, delle società SIPE, hanno sicuramente fatto parte, hanno svolto un ruolo fondamentale per la storia dell'industria italiana. Ora è una storia chiaramente di uomini, di idee, di imprese, di culture, di luoghi che sono stati capaci però, con scelte coraggiose e innovatrici, di cambiare il destino dei territori e dei loro abitanti, dimostrando sempre una grande capacità di adattamento ai mutamenti del mercato. Ora siamo certamente di fronte a nuove sfide che impongono anche nuove visioni imprenditoriali. La crisi ha innescato un processo che contemporaneamente concentra, semplifica il territorio e libera anche grandi spazi. C'è sempre di più però la consapevolezza che la riqualificazione di questi grandi spazi, edifici, comparti urbani può costituire un'opportunità per ricostruire la ricchezza culturale ed economica del nostro paese. E questa è la nuova sfida da vincere, che deve trovare una confluenza di intenti di tutti, soggetti pubblici e privati, per dare nuova vita a queste straordinarie strutture che tanto hanno rappresentato per la loro storia e tanto possono ancora rappresentare per il nostro futuro. Io a questo punto chiuderei e passerei di nuovo la parola alla Sara De Maestri, ringraziando per l'attenzione e augurandovi un buon lavoro. Ringrazio Manuela Salvitti. E la ringrazio anche perché ha anticipato diverse cose che io volevo semplicemente segnare sullo scopo dell'iniziativa. Solamente due parole, quindi, perché molte sono già state dette da Manuela.
Il ciclo di incontri che abbiamo promosso illustra una serie di buone pratiche che hanno portato alla conservazione e valorizzazione con un riuso compatibile di una serie di siti ed edifici che sono particolarmente significativi del nostro patrimonio industriale. È importante sottolineare, quindi, come ha già detto in parte appunto Emanuela, che alla conservazione e valorizzazione della storia e memoria di queste strutture hanno concorso una serie di operazioni che sono state condotte con delle sinergie messe in campo da diversi enti ed associazioni. L'Università degli Studi di Genova, il MIBAC, l'AIPAI ovviamente, con il supporto della Fondazione Ansaldo, dell'Ordine degli Ingegneri, la collaborazione di Regione Liguria, di Confindustria Genova. Non si è trattato infatti di scoprire determinati siti o edifici di interesse storico, architettonico o paesaggistico e approfondirne la conoscenza, ma di promuovere la conservazione della memoria identitaria dei luoghi. Questo è stato appunto veramente fondamentale. L'approccio conoscitivo poi è anche finalizzato all'individuazione di quelle peculiarità proprie delle singole strutture che in una successiva operazione di recupero riuso andranno conservate e valorizzate. Questo quindi è il punto fondamentale del nostro lavoro. Un lavoro sinergico ha portato quindi ad una approfondita conoscenza dei diversi aspetti e ha consentito sovente di ottenere il riconoscimento di beni culturali, che ha individuato anche quelle che possono essere le premesse per delineare le linee di intervento di un recupero o riuso compatibile. Questo valido per tutte le strutture che sono state studiate in questo tempo. Noi abbiamo deciso di portarne in questi incontri tre particolarmente significative, che sono differenti tra di loro per localizzazione, destinazione, eccetera, e sono Genova e l'Energia, la centrale termoelettrica del porto, che è oggetto dell'incontro odierno. Genova e l'Ansaldo, dalle fonderie di Ghisa alle grandi artiglierie, che sarà realizzata il 3 febbraio, e Savona e la Chimica, lo stabilimento di Ferragna, il 17 febbraio. La metodologia di lavoro che ci ha consentito di giungere a questi risultati è basato sullo studio sul patrimonio industriale che abbiamo sviluppato all'interno dell'Università di Genova, su base bibliografica, documentaria e verifica in sito, in collaborazione con i docenti delle diverse discipline, col supporto di enti e associazioni che operano in questo settore. Gli studi sul patrimonio dismesso a rischio sono stati poi approfonditi anche in sede didattica, laboratori e tesi di laurea, dove hanno avuto anche uno sviluppo progettuale che ha consentito di verificare per le singole strutture la fattibilità delle linee di intervento individuate per una conservazione del valore identitario delle stesse. Le conoscenze acquisite, condivise con i vari enti preposti alla tutela, alla valorizzazione del territorio, hanno poi portato alla volontà di una conservazione finalizzata ad un recupero compatibile. Per i singoli temi oggetti degli incontri, abbiamo scelto il percorso che abbiamo intrapreso ha condotto al riconoscimento di beni culturali, come ha già osservato appunto l'architetto Salvitti, con l'individuazione di quelle caratteristiche e peculiarità che devono essere conservate in un intervento di recupero per la conservazione della memoria identitaria. Ora passerei la parola al... adesso c'è l'ingegner Pui. Dunque, in occasione quindi del primo ciclo di incontri su Genova e l'Energia, la centrale termoelettrica del porto, vorrei ringraziare Enel per la disponibilità a rendere visitabile la centrale e l'archivio,
e farci accompagnare nelle nostre diciamo visite, nei nostri sopralluoghi, da un personale qualificato. Allora, nel primo incontro presento, cedo la parola all'ingegnere Giacomo Fui, ingegnere edile architetto, che si è laureato con noi nel 17 con una tesi sulla riqualificazione della centrale termoelettrica del Porto. Giacomo Fui ci parlerà della storia della centrale, dall'origine alle dismissioni, alla nostra riscoperta, delle sue peculiarità e alla determinazione di conservarla. Una piccolissima premessa: dall'inizio del 2000 noi ci eravamo interessati all'interno dell'Università di Genova, allora Facoltà di Ingegneria e di IPAI, alla centrale, che al tempo era perfettamente funzionante, della sua storia, delle caratteristiche costruttive ed impiantistiche. Se non che nell'ambito della politica di dismissione delle centrali termoelettriche di Enel, quella di Genova avrebbe dovuto cessare la produzione nel 2016. Una volta dismessa, Enel, che l'aveva in concessione, avrebbe restituito l'area all'autorità portuale che ne è proprietaria. Ma questa interessantissima struttura non era tutelata, sarebbe andata quindi incontro a una totale demolizione. Per evitare la demolizione e promuoverne la conservazione per un riuso compatibile, abbiamo intensificato gli studi documentari in sito e anche sulla strumentazione urbanistica vigente per individuare la possibilità di un recupero riuso sostenibile. In questo ambito, nel corso di laurea, sono stati attivati degli studi anche a livello didattico, sia al laboratorio che in tesi di laurea, e una di queste è quella di Giacomo Fui e un'altra prossimamente, che vedremo successivamente, è quella di Rebecca Muscarà. Con la validissima collaborazione dei colleghi dell'università e degli esperti di IPAI e il fondamentale contributo della soprintendenza, nel settembre del 17 abbiamo avviato, avvalendoci anche del sostegno di Italia Nostra, la richiesta di vincolo. Passo ora la parola a Giacomo Fui. Buongiorno a tutti, grazie per la presentazione. Io sono qui in qualità di ex studente dell'UIG e a testimoniare ciò che è stato fatto nella ricerca storica e tecnica rispetto alla centrale. Di fatto, come anticipato, negli anni passati la centrale termoelettrica del Porto è stata oggetto di profondi studi da parte dell'UIG e in particolar modo dalla professoressa De Maestri, da parte del DICA, attraverso pubblicazioni e ricerche, e organizzando successivamente, quindi negli ultimi anni, anche a livello didattico con gli studenti, sempre su questo tema dei laboratori, dei progetti di riuso, dei workshop e appunto delle tesi di laurea, tra cui la mia. Nel 2016, con la dismissione della centrale ormai prossima, è stato constatato che non risultava esservi alcun tipo di tutela su di essa. Una volta chiusa la produzione, è stato posto l'obiettivo di salvarne la memoria identitaria ed evitarne, dato il grande valore storico-culturale, quindi l'abbandono. Per questo motivo abbiamo avviato i profondi studi già prima citati sulla centrale, non solo su di essa, ma anche sul contesto entro la quale essa si trova, che hanno comportato la raccolta di una grande quantità di documentazione, numerosi incontri con i soggetti coinvolti nella gestione della struttura e sopralluoghi in sito, anche per individuare la possibilità di produrre o comunque di sviluppare un progetto di riuso compatibile in un futuro prossimo. Dagli studi effettuati con il supporto di IPAI, degli altri dipartimenti di ingegneria, soprattutto del DIME, della soprintendenza, è stato avviato il progetto
di richiedere per la centrale il riconoscimento di bene culturale, non solo per l'involucro, come già anticipato, ma anche per una parte della componente impiantistica in essa contenuta. Iniziativa che non era mai stata promossa su territorio ligure, quindi una novità, soprattutto per una struttura industriale dismessa. Il 30 settembre del 2017, AIPAI e Italia Nostra hanno chiesto che il complesso della centrale termoelettrica del porto sia sì vincolato ai sensi del codice dei beni culturali e che il progetto di riuso preveda la conservazione della struttura nel suo assetto architettonico e impiantistico con una destinazione d'uso compatibile, chiedendo altresì che nel progetto di riqualificazione sia tenuto in considerazione l'intero settore con particolare riguardo per le valenze storico-architettoniche e paesaggistiche della Lanterna di Genova, limitrofa appunto alla centrale. Il 30 marzo del 2018 sono state inserite ampie note a corredo della richiesta di vincolo dall'UNIGE attraverso i professori De Maestri, Giribone e Zunino. La centrale, quindi, l'11 gennaio del 2019 è stata vincolata. Ripercorriamo a questo punto la storia della centrale, individuando quali siano le parti salienti e di maggiore interesse, individuate appunto nell'ambito della nostra ricerca. Come abbiamo detto, nell'agosto 2016, nel porto di Genova, la centrale termoelettrica dell'Enel ha prodotto energia per l'ultima volta, dopo circa 90 anni, dal 1927, anno in cui cominciò la costruzione della stessa centrale. È bene dire che prima della dismissione della centrale di cui stiamo parlando, sul territorio genovese furono dismesse altre due centrali termoelettriche, quindi della stessa tipologia di produzione. La prima di queste è stata la centrale termoelettrica di Via Canevari, che sorge lungo il Bisagno, costruita nel 1895, dall'estetica, come si può vedere in foto, monumentale, che ad oggi è ancora conservata, privata del suo camino, ma dismessa. Infatti risulta essere esclusivamente un punto di transito per la linea elettrica cittadina. Altra centrale termoelettrica significativa fu quella di San Pier d'Arena, piuttosto interessante dal punto di vista architettonico, anche per i pronunciati cammini a tromba, ma di cui oggi restano soltanto deboli tracce della sua passata presenza. La centrale del porto, quindi su cui noi andiamo a concentrarci, è stata costruita su un piccolo bacino a circa 60 metri dalla Lanterna di Genova, di fronte al quartiere di San Pier d'Arena, zona soggetta tra gli anni 20 e 30 ad una forte espansione, veicolata da un'economia fiorente e trainante per quegli anni. Sono di fatto gli anni della Grande Genova, istituita poco prima, nel 1926, e la città ha bisogno di una centrale che risponda ai fabbisogni elettrici del porto stesso, ma anche delle industrie in forte crescita nelle zone limitrofe. I lavori cominciarono su quest'area nel 1927 ad opera della società Consorzio Centrali Termiche, detta Consenter, sfruttando un'area costituita con un terreno di riporto costipato e reso edificabile con una fitta palificazione in legni di pino e calcestruzzo. La centrale fu ultimata nel 1929, costituita da grandi elementi portanti in ferro e tamponamenti in mattoni, occupava circa 10.000 metri quadri di superficie, per un'altezza massima tra i 27 e i 30 metri. L'impianto, che si trova quindi sotto la lanterna, alla radice dei moli San Giorgio e del molo ex Idroscalo, è formata da corpi di fabbrica di diverse altezze, come si può vedere in foto. La foto è il prospetto della prima fase di edificazione del 1932. Affiancati tra loro, questi volumi sono affiancati per il lato lungo e sono disposti parallelamente quindi al fronte mare.
I prospetti, come si può vedere, sono caratterizzati da un disegno classico e da una compartizione in lesene che inquadra tre ordini di ampie finestre rettangolari, con cornice in aggetto, che illuminano grandi vani a tutta altezza. Le lesene in acciaio verniciato, che scandiscono verticalmente i prospetti e il cornicione di coronamento, anch'esso in acciaio verniciato, sono realizzati insieme alla struttura portante reticolare, visibile all'interno dell'edificio. Tutti questi elementi concedono una verticalità alla struttura che diversamente risulterebbe piuttosto compatta. I vari corpi di fabbrica che abbiamo appena visto ospitavano al loro interno tutte le varie componenti necessarie alla produzione quindi dell'energia elettrica. Andando da destra verso sinistra abbiamo il primo ambiente, il più ampio, che è la sala caldaie, che risulta sia più ampio in superficie, di sedime a terra, ma anche più elevata rispetto agli altri ambienti. In origine ospitava 4 caldaie e queste erano alimentate per caduta dal bunker, quello che in sezione si rappresenta come una sorta di vasca in acciaio anch'essa, simile allo scafo di una nave, ancora presente, e che veniva riempito di carbone da un sistema di nastri trasportatori e carrucole che prelevavano il carbone dal carbonile limitrofo posizionato in origine su Molo San Giorgio. Sulla sinistra, centrale rispetto alla struttura, troviamo la sala macchine, all'interno della quale erano quindi ospitati vari gruppi di produzione, in origine 2 più un terzo più piccolo poiché è ausiliario, e sottostante all'ambiente centrale vediamo il posizionamento di grandi pompe di condensazione che avevano un ruolo cruciale nel passaggio di condensazione del vapore acqueo passato in turbina. Sulla sinistra, sull'estrema sinistra, abbiamo quindi la sala dei trasformatori, il terzo volume, il più piccolo tra i tre, che aspettava appunto i trasformatori, ossia la strumentazione che passava l'energia una volta prodotta dagli alternatori e la trasformava a un voltaggio più basso, così che poi alla fine potesse passare nell'ultimo ambiente di sinistra, la sala linee, e quindi raggiungere quello che era il circuito elettrico cittadino. In questa foto d'epoca si può vedere come la centrale, nonostante abbiamo detto raggiungesse anche i 30 metri di altezza, rimanesse comunque a una quota nettamente inferiore rispetto allo sperone e quindi alla lanterna su cui essa giace. Come abbiamo detto, la struttura portante era in acciaio, costituita da pilastri e travi reticolari di grandi dimensioni e che garantivano quindi grandi luci, e i tamponamenti esterni furono costituiti in laterizio, in mattoni. I vari volumi che compongono la centrale, abbiamo accennato, divergono sia per dimensione che per altezza. Questo non è casuale, è dovuto al fatto che in epoca di costruzione questo involucro fu ottimizzato su ciò che doveva poi andarvi all'interno. Questo è evidentemente legato alle dinamiche di Genova, per cui le superfici impongono sempre l'utilizzo di superfici ridotte in funzione di quote maggiori. Originariamente la centrale fu dotata di un carbonile su Molo San Giorgio, dove il carbone veniva scaricato dalle navi e organizzato in maniera ordinata prima di essere destinato alla combustione. Il carbone quindi, una volta recuperato con un sistema di carrucole, raggiungeva un nastro trasportatore posto sopra la zona caldaie e quindi raggiungeva per caduta il bunker, quella struttura simile a uno scafo di una nave a cui abbiamo accennato, che non era altro che un serbatoio che raggiunta la saturazione del materiale, possiamo vedere sul fondo, era suddiviso in settori differenti, ogni settore era legato quindi a un sistema di tubazioni che convogliava il carbone a ogni singola caldaia. Ecco qua.
All'epoca della costruzione la centrale vanta quindi due gruppi di produzione da 25 MW di costruzione Brown Boveri ed un terzo più piccolo ausiliario aggiunto poco dopo. Aspetto peculiare di questa centrale risulta il grande tunnel in calcestruzzo che passa sotto di essa e che garantisce una fonte costante di una fonte fredda alle pompe di condensazione, e questa fonte fredda non era altro che l'acqua marina che passava quindi all'interno di questo tunnel congiungendo le due calate limitrofe. Contemporaneamente alla costruzione della centrale, siamo alla fine degli anni 20 anni, all'inizio degli anni 30, sorge nel bacino vicino l'idroscalo. Negli anni 50, questa è una foto aerea di repertorio, negli anni 50 la centrale del porto fu profondamente rinnovata e potenziata in funzione anche dei grandi investimenti che coadiuvarono questo potenziamento dovuti al piano Marshall. Il potenziamento logicamente passò per l'installazione di nuovi gruppi, perché la ricerca, la richiesta di energia elettrica era sempre più importante da parte della città. I due nuovi gruppi, quindi denominati 3 e 4 di costruzione Westing Electric Company, erano da 70 MW l'uno. Qui abbiamo un'immagine della sala macchina. Fu costruito nell'ambito di questo potenziamento una nuova struttura, fu costruita affiancata alla struttura principale, una struttura nastriforme dalla riconoscibile forma T, che conteneva al suo interno tutti gli ambienti al contorno della mera produzione di energia elettrica, quindi gli ambienti amministrativi, gli ambienti, le mense, i laboratori chimici e via dicendo. Una grande innovazione negli anni 50 fu la costituzione della sala controlli, poiché fino a quel momento i controlli avvenivano puntualmente vicino a ogni macchinario, quindi questi furono raccolti e strategicamente posizionati tra la sala macchine e la sala caldaia. Furono installati anche 12 mulini, quindi da questo momento in poi il carbone che arrivava in pezzatura varia al carbonile poteva essere frantumato e portato a polvere prima di poter essere quindi insufflato all'interno delle caldaie e sprigionare il massimo potere calorifico. Qui abbiamo una foto dell'interno di una caldaia dove si vede l'insieme di tubi entro i quali passa l'acqua che deve essere poi successivamente eccitata prima di raggiungere le turbine sotto forma di stato gassoso. Passarono pochi anni dopo il 1952, quindi nel 1958, 6 anni dopo, la centrale fu nuovamente potenziata. E furono demoliti i primi 3 gruppi, 1, 2 e il 3 è divenuto 5, per fare spazio a un nuovo gruppo, il cosiddetto gruppo 6, di potenza molto più elevata e di grandi dimensioni, e che costrinse quindi alla rimozione di gran parte della sala caldaie. Furono quindi sventrati e demoliti circa 15.000 metri cubi della sala caldaie per fare posto a questo nuovo gruppo di produzione. Qui abbiamo una foto di repertorio che ci fa vedere il modellino che fu costruito in scala all'epoca e che da cui si può vedere l'ampliamento della sala caldaia in funzione dell'introduzione di una nuova caldaia ben più grande di quelle già presenti. In questa foto vediamo questa estrusione della sala caldaie dove quindi fu ospitata la nuova caldaia 9, e sulla destra possiamo vedere il posizionamento di uno dei primi elettrofiltri che garantivano quindi rispetto alla fuoriuscita dei fumi dai camini, garantivano una trattenuta superiore di quelle che erano le scorie dovute alla combustione del carbone. Nel 1964 la centrale passò all'Enel, Internazionale per l'Energia Elettrica, e nel 1968 avvennero gli ultimi ammodernamenti significativi. Il carbonile passò da Molo San Giorgio al Molo divenuto ex idroscalo, poiché non più presente l'idroscalo. Fu posizionato il cosiddetto ladder, un sistema di nastri che prelevava direttamente il carbone dal carbonile, quindi limitrofe, per portarlo al bunker, e infine
Scuso, Giacomo, siamo un po' fuori tempo, non c'è poi posto per le altre relazioni, altrimenti. Va bene, chiudo. Sì, un po' più velocemente. Sì, niente, nel 1984 furono installati gli elettrofiltri, nel 2003 gli stessi furono ambientalizzati introducendo i filtri a maniche. Qui possiamo vedere la situazione che era presente al confine città-porto e possiamo notare che la centrale quindi si trova all'interno dell'area portuale, rappresentata in grigio scuro. Questa situazione è stata profondamente analizzata nel lavoro di studio perché la centrale, trovandosi in area portuale, quindi deve attenersi a quello che sono le dinamiche sancite dal PRP, il piano regolatore portuale, diversamente dalla città, che quindi deve sottostare a un documento differente, a uno strumento differente che è il PUC. Conosciamo bene le dinamiche difficoltose di quello che è la zona confine tra porto e città, quindi si auspica, data questa difficoltà di confine, che possa in un futuro essere individuato un riuso per la centrale compatibile con la città e non con, solo con la realtà portuale. Centrale che ad oggi risulta quindi di difficile raggiungibilità, lo stesso vale per in realtà anche per la lanterna di Genova, che ad oggi, come si può vedere nell'estratto del PUC, risulta raggiungibile pedonalmente dal 2004 attraverso una passerella costruita ad hoc. Questa è una foto, una delle ultime foto degli anni, fine anni 80, quando la centrale era ancora in funzione. Nel 2020 Enel ha dato inizio alle demolizioni successive, quindi all'attribuzione del vincolo. E chiudo con delle foto, con una carrellata di foto, dove faccio vedere alcune foto raccolte da noi durante i vari sopralluoghi, facendo vedere alcune zone che quindi saranno demolite in funzione della bonifica dovuta a Enel per la ristruzione dell'area, e invece alcune parti che saranno vincolate. Questo è l'ADER che vi ho citato, che è il sistema di nastri che raccoglie il carbone dal carbonile, non esisterà più nel prossimo futuro. Lo stesso discorso vale per i camini che sono già in fase di smantellamento e demolizione in questi stessi giorni, e per i vicini filtri riconoscibili per questa trama a scacchi bianco e rossa, anche loro verranno smantellati. Qui invece abbiamo degli elementi, dei ambienti che rimangono, la sala linee rimarrà attiva come punto di passaggio per il circuito elettrico cittadino. Questi sono tutti gli ambienti di pertinenza al bunker, il tunnel che è originario dell'epoca del 27, che viene conservato. Lo stesso vale per le sale di controllo, ambienti particolarmente interessanti nei quali la conservazione delle strumentazioni è stata particolarmente curata. Abbiamo la strumentazione più antica vicina ai moderni computer. Tutta la struttura, come detto, è stata vincolata e, come si può vedere dalle foto relative ai terrazzi interni affacciati sulla sala macchine, vanta un grande stato di conservazione e una cura del dettaglio singolare. La zona caldaie e tutti gli ambienti periferici saranno conservati, come i mulini e le stesse caldaie, quindi. Bene. Concludo con una foto della sala macchine, il vero cuore pulsante della centrale. Ringrazio per la documentazione fotografica l'archivio dell'autorità portuale, l'archivio dell'Enel e la professoressa De Maestri e la fotografa Carla Merello. Grazie. Ringrazio Giacomo Fui per questa interessante e molto ricca relazione. Purtroppo abbiamo sforato un pochino il tempo, speriamo di riuscire a stare con i prossimi interventi. Grazie della centrale, che si è perfettamente conservata fino ai giorni nostri, delle successive modifiche e integrazioni e di come risponde ai requisiti di sicurezza che sono richiesti dalle attuali normative. Passo la parola alla professoressa Repetto. Grazie Sara, e buongiorno a tutti. Dietro una facciata architettonica la centrale
nasconde una struttura interamente in acciaio di grande fascino. La struttura originale dei singoli edifici risponde ad esigenze funzionali dei locali, ma anche ad esigenze di equilibrio complessivo dell'intero complesso nei riguardi delle azioni orizzontali, soprattutto delle azioni del vento. Scorrendo rapidamente la sequenza degli uffici degli edifici che abbiamo già visto nella precedente relazione, troviamo la sala linee trasformatori, che è un edificio suddiviso in tre navate, nella quale la prima aveva appunto l'obiettivo di resistere alle azioni del vento da nord attraverso dei telai a nodi rigidi. Successivamente troviamo la sala macchine, che invece è una struttura principalmente fondamentalmente reticolare, che copre un grande volume e alloggia le turbine, oltre che due grandi carri ponte. Questa presenta anche dei controventi in direzione longitudinale per resistere alle azioni del vento in direzione est-ovest. Abbiamo poi la sala apparecchi ausiliari, che è un edificio tutto sommato molto semplice, suddiviso su quattro livelli, per poi arrivare alla sala caldaie, che invece è l'edificio più complesso, proprio legato all'insieme di impianti che sono alloggiati, in cui la struttura appunto ha sostanzialmente risponde all'esigenza di sorreggere tutto questo insieme molto complesso di impianti. La grande complessità strutturale è inoltre ulteriormente complicata dalle modifiche che si sono susseguite nel tempo. Quindi, ancora una volta, ripercorrendo questa storia, andiamo a evidenziare quali sono stati i momenti in cui la struttura stessa ha subito le principali variazioni. La struttura è nata appunto tra il 27 e il 29 e in questa struttura originale è quella che sostanzialmente vediamo ancora adesso per la gran parte degli edifici. Nel 1934 è passata al gruppo Edison Volta. Durante la Seconda Guerra Mondiale ha subito dei bombardamenti che fortunatamente non hanno intaccato la parte strutturale, mentre appunto le modifiche strutturali principali sono avvenute negli anni 50 a seguito del potenziamento e quindi dell'alloggiamento degli impianti del gruppo 6, soprattutto nella sala caldaie. Successivamente appunto è passata alla gestione Enel e nell'84 sono stati inseriti gli elettrofiltri in sommità della copertura della sala caldaie. Anche in questo caso questo ha portato a una modifica abbastanza interessante della parte strutturale. Infine appunto arriviamo allo spegnimento e alla dismissione, e proprio in questa fase in cui è stata avviata la procedura per il vincolo, in cui Sara De Maestri ci ha coinvolto per analizzare un po' più a fondo la struttura, e proprio per questo con l'ingegnere Moscherà abbiamo svolto una tesi di laurea, e adesso lascio la parola a Rebecca per illustrare nel dettaglio alcuni aspetti di questa tesi. Grazie, buongiorno a tutti. Prima ancora di un lavoro di calcolo e di verifica strutturale è stata fatta un'analisi storica ed archivistica. Dallo studio delle tavole originali si è potuto notare che le tavole del 27 comprendevano soltanto i primi tre edifici, mentre le tavole del 58 soltanto gli ultimi tre. Questo probabilmente perché appunto, come già detto, nel 58 c'è stato il potenziamento, per cui sono stati fatti dei lavori sulla sala macchine e sulla sala caldaie. Il progetto esecutivo fu richiesto nel 1926 alla Società Nazionale Officine Savigliano, leader nel XX secolo nella costruzione di edifici in acciaio e soprattutto anche in meccanica ed elettrotecnica, per cui rappresenta la società un po' l'evoluzione della struttura in carpenteria metallica di tutto il XX secolo, non solo in Italia ma in tutta Europa, ed è per questo che la centrale rappresenta un po' un simbolo per la scienza delle costruzioni. Nello stesso periodo inoltre si vide la collaborazione tra la società e l'architetto Guido Fiorini, che proprio nei medesimi anni
progettò e brevettò i primi grattacieli in tensistruttura, una tecnica di progettazione per gli edifici a sviluppo verticale, e in relazione al loro utilizzo ebbe rapporti con Le Corbusier. Dalla collaborazione fra la società e Fiorini nacque il Bollettino Tecnico Savigliano Tensistruttura, uno scritto che è contenuto in un museo di Torino, all'interno del quale in alcune pagine si parla proprio della costruzione della centrale, e da cui abbiamo potuto ricavare un sacco di informazioni molto interessanti. Per quanto riguarda il progettista, purtroppo non ci sono informazioni all'interno dei documenti a nostra disposizione, e la firma risulta illeggibile in quasi tutte le tavole strutturali, per cui si può comunque ragionevolmente supporre che Fiorini abbia attivamente contribuito alla progettazione proprio per le ragioni dette prima. Quindi partiamo dal 1927 per ripercorrere le variazioni della struttura nel corso degli anni. La prima scelta da effettuare fu quella del materiale. Si scelse l'acciaio, intanto per il costo contenuto, per la facilità di modifica in corso d'opera e per la velocità di esecuzione. Durante la fase di costruzione il primo problema da affrontare per le officine fu l'approvvigionamento di 5.777 tonnellate di acciaio, e fu costretta a ricorrere anche all'estero. E soprattutto ci furono problemi con le ferrovie dello Stato, che avevano difficoltà a consegnare così rapidamente. Nonostante le difficoltà, arrivavano in cantiere circa 1.000 tonnellate di acciaio al mese. Questo comportò un lavoro rapido di ribaditura, che veniva fatta a terra ad aria compressa dei chiodi. Dovette essere fatta rapidamente onde evitare troppo eccessivo accumulo di materiale all'interno del cantiere. E nonostante tutti i chiodi che venivano ribaditi a terra, molti furono fatti a grande altezza. La ribaditura a terra comportò pertanto lo spostamento di elementi di grandi dimensioni, e tanto per avere un'idea della potenza dei mezzi dell'epoca, gli elementi di grandi dimensioni furono tirati su in circa 17 minuti, mentre i pilastri più piccoli in soli 7 secondi. Vediamo qui delle fasi di costruzione e di allestimento interno. Nel 1929 si inaugurò la prima vasta parte dei lavori, e per l'occasione ci fu la visita di Umberto II di Savoia, e la sala macchine fu allestita a festa. La sala macchine è la sala più rappresentativa, proprio perché, a differenza delle altre sale, che sono piene di macchinari e di impianti, si può vedere bene la struttura portante dal caratteristico colore verde. Inoltre si nota che ha un'architettura elegante, quindi molto distante dai nostri canoni di architettura industriale, e soprattutto si vede l'ottimo stato di conservazione. Questo vuol dire che l'acciaio, comunque, se ben mantenuto, ha una durabilità lunghissima, e soprattutto, come noteremo prima, praticamente tutte le sezioni degli elementi utilizzati sono a sezioni aperte, quindi perfettamente ispezionabili. La sala macchina è costituita da due controventi per lato nei lati longitudinali, uno nella prima e nella seconda campata, e la particolarità è che non sono simmetrici né rispetto all'asse longitudinale né rispetto all'asse trasversale. Abbiamo dei controventi di falda anche nella prima e nella seconda campata, mentre le travi e i pilastri sono tutti elementi composti, tralicciati e calastrellati. Qui vediamo i pilastri, le travi reticolari, e sono inoltre presenti due carroponti, una di una portata di 27 tonnellate e una di 88 tonnellate. Questi carroponti sono appoggiati alle travi per le vie di corsa, anch'esse tralicciate, e qui vediamo un po' un dettaglio. Le unioni sono esclusivamente tutte chiodate a caldo, mentre le unioni di base sono costituite da quattro tirafondi che collegano le colonne alle fondazioni. Qui vediamo un particolare della sala trasformatori. Come si vede, la tipologia strutturale è la medesima per l'intero edificio. Al di sopra della sala caldaie abbiamo una piccola struttura a capanna in cui c'era un nastro trasportatore in cui veniva distribuito il carbone, che appunto per caduta finiva all'interno del bunker. Il bunker è un guscio la cui struttura portante accompagna la forma del guscio. Qui vediamo nella tavola strutturale, vediamo la fase di esecuzione e lo stato attuale.
Nel 1958, come già detto, ci fu il potenziamento e questo comportò grandissimi lavori strutturali all'interno della sala macchine e della sala caldaie per andare a inserire il gruppo 6. Nella sala macchine furono predisposte le strutture orizzontali per l'alloggiamento nella nuova turbina e invece nella sala caldaie vennero eliminati gran parte dei pilastri per andare a inserire il grosso volume della caldaia che pertanto se dovesse essere eliminato o distrutto comunque comporterebbe un volume vuoto molto ingente. Qui vediamo i lavori fondazionali e la nuova struttura della caldaia richiese anche l'innalzamento di quota rispetto alla quota precedente. Fu creata quindi una struttura in sommità in cui collegare una trave tralicciata molto grande che fosse la struttura di supporto per sospendere la caldaia. La caldaia fu quindi ancorata tramite asole e agganciata alla struttura superiore tramite delle molle che costituiscono degli appoggi cedevoli. La necessità di disporre dei pilastri in falso per andare a supportare la nuova copertura ha richiesto di creare a questo livello una piastra che avesse una grande resistenza e una grande rigidezza e questo problema fu risolto con un grigliato in acciaio che oggi si vede bene in quanto è stato rimossa la lamiera superiore. Un particolare su cui è interessante soffermarsi è proprio la distinzione fra la tecnica dei nodi che si avevano nel 27, quindi le chiodature a caldo, e quelle del 58 che erano tutte bullonate. Curioso notare che in determinati casi coesistono nello stesso elemento. Passo ora la parola all'ingegnere Bento. Le ultime modifiche rilevanti in ambito strutturale vennero eseguite negli anni Ottanta in funzione della predisposizione in copertura degli elettrofiltri. In questo caso vennero installate delle strutture aggiuntive controventanti con l'obiettivo non solo di reggere i carichi appunto dei nuovi impianti degli elettrofiltri, ma anche di controventare l'intero complesso rispetto alle forze orizzontali che costituiva forse il punto di debolezza strutturale della struttura originaria. Vennero quindi inseriti questi mega controventi reticolari che occupano l'intera pianta della sala caldaie, la cui pulizia formale si vede bene nei controventi esterni posti appunto in facciata ed è risulta invece molto poco leggibile internamente dal momento che queste strutture furono inserite e aggiunte alla struttura preesistente senza nessuna demolizione. Quindi si possono riconoscere soltanto in virtù di una verniciatura più chiara in bianco. In questo dettaglio si vede ad esempio la porzione di controvento che circonda il bunker in aggiunta alla struttura di supporto preesistente verde. Proprio allo scopo di inserire questa nuova struttura all'interno di una struttura già esistente vennero in questo caso utilizzate soluzioni molto particolari come ad esempio lo sdoppiamento delle strutture in corrispondenza dei pilastri della struttura preesistente. Notevolmente interessanti sono anche i dettagli strutturali. In questo caso vennero utilizzati elementi accoppiati o calastrellati connessi attraverso dei nodi che sono delle cerniere fatte a perno molto particolari per le strutture civili interessanti che vediamo quindi in queste immagini. Interessanti anche i nodi di continuità volti a collegare in opera diversi blocchi di struttura e anche questi sono molto particolari poiché portano all'esterno rispetto ai profili gli elementi di connessione, quindi i bulloni. E qui ne vediamo un paio di esempi. L'ultima parte del lavoro di tesi ha riguardato l'analisi strutturale vera e propria attraverso un modello agli elementi finiti, globale dell'intero edificio e locale della sala macchine. È interessante attraverso l'analisi modale notare che questo edificio da solo ha una minore rigidezza in termini trasversali, dove abbiamo infatti il primo modo di vibrazione, questo legato al fatto che l'edificio funziona bene se inserito nell'intero complesso, ovvero la controventatura trasversale è costituita proprio dall'insieme degli edifici, non dal singolo edificio. Si nota anche
una minore rigidezza del livello superiore dovuta al fatto che le controventature in ambito longitudinale sono interrotte in alcune baie ad una certa quota. Complessivamente comunque la struttura risulta sostanzialmente verificata anche rispetto ai requisiti di sicurezza delle attuali normative e questo è stato uno dei principali risultati della tesi, a testimonianza di come questa struttura sostanzialmente si è mantenuta perfettamente per oltre un secolo di vita e risulta quindi idonea ad essere utilizzata anche ai giorni nostri. Io ho concluso, diciamo che la speranza è che questa struttura così affascinante possa trovare una valorizzazione anche nel prossimo futuro. Grazie. Grazie Maria Pia, grazie a voi per questa interessantissima relazione. E tra l'altro ho ascoltato un'informazione fondamentale per la parte poi progettuale e soprattutto anche per individuare poi quelle che sono le caratteristiche, le peculiarità da conservare. Passo ora la parola a Pietro Giribone che ci racconterà in remoto la sua relazione. Professore ordinario del Dipartimento di Ingegneria Meccanica Energetica Gestionale dei Trasporti dell'Università di Genova, docente di impianti meccanici e vice direttore del DIME. L'apporto del professore Giribone è stato determinante nella valutazione finalizzata alla conservazione degli impianti storici della centrale. Professor Giribone nel suo intervento tratteggerà le principali caratteristiche impiantistiche del complesso della centrale. Pietro. Ringrazio Sara, ringrazio gli uditori, mi trovo nella sala conferenze del campus di Savona e quindi sono anch'io nel settore energetico essendo il cuore della smart grid appunto del campus. Allora il mio intervento, ringrazio Sara per la parola, è accompagnato da una serie di illustrazioni che proietto immediatamente. Allora, con l'allora direttore del DIME, professor Pietro Zunino, docente di macchine a fluido e turbomacchine, abbiamo esaminato, su invito della professoressa De Maestri, gli impianti a servizio della centrale termoelettrica del Porto, individuando in essa molti aspetti di interesse tecnico, storico, culturale e intravedendo una possibile ricaduta sulla didattica dell'ingegneria meccanica. Il primo aspetto di interesse dal punto di vista della storia dell'impiantistica industriale è costituita dall'analisi ubicazionale. Se ne è già parlato negli interventi precedenti, come visto la localizzazione sotto la lanterna alla radice dei Moli San Giorgio e dell'idroscalo risale alla fine degli anni 20. Chiaramente la scelta ubicazionale, chiaramente era motivata dall'affaccio sul mare per l'approvvigionamento marittimo del carbone. Inoltre ciò costituiva una notevole semplificazione impiantistica per il processo di raffreddamento dei condensatori mediante acqua marina. Tuttavia, a differenza di altri siti liguri già industrializzati, ad esempio cito l'acciaieria Ansaldo di Cornigliano e la ferriera Tardie Benec di Savona, la collocazione doveva avvenire in spazi già urbanizzati, come visto, con evidente carenza di superficie disponibile. Normalmente, in epoca post-rivoluzione industriale, gli edifici a destinazione d'uso produttivo prevedevano ampi spazi planimetrici con limitato sviluppo in altezza degli edifici industriali, quindi ad esempio sfruttando gli spazi sugli adiacenti arenili. Invece lo spazio limitato in pianta in questo caso era associato ulteriormente ad una richiesta di elevata produzione di potenza elettrica, abbiamo parlato di 50 megawatt, per cui necessitavano ampie volumetrie. Si ricorse alla innovativa soluzione di accorpare più corpi di fabbrica in un unico plesso, occupante una superficie di 22.000 metri quadrati, associato ad un significativo sviluppo in verticale su 11 livelli.
Ciò richiese una soluzione costruttiva ad hoc per carichi strutturali civili aggravati dalle componenti dinamiche causate dalle macchine, come ci ha ampiamente illustrato la professoressa Repetto. Si osserva infatti la posizione di installazione delle turbine inizialmente previste, due gruppi da 25 MW dotate ovviamente di impiantistica di supporto ausiliarie e delle caldaie, come abbiamo già visto, che producono carichi da un lato dinamici o termici. Altro elemento innovativo risulta essere rappresentato dall'installazione in volumi confinati sia delle caldaie che delle turbine, dovendo con ciò provvedere ad eventuali problematiche derivanti da fughe vapore o rilascio di fluidi. Si noti nella foto attuale il grado di aggregazione esteso multipiano dell'impiantistica di centrale in cui ci troviamo nello stato attuale. Volendo effettuare una rapida disamina dell'impiantistica oggetto di tutela e conservazione, appare importante premettere che la centrale è rimasta in funzione con continuità dal 1929 al 2016, consentendo un'analisi diacronica delle trasformazioni tecnologiche da esse subite. Questo è un aspetto molto importante dal punto di vista impiantistico. Iniziamo ad esaminare il ciclo di alimentazione del carbone, a cui segue il processo di combustione, generazione vapore surriscaldato, per l'alimentazione dei due gruppi di turbine 3 e 4 installati nel 1952, di potenza 70 MW, prodotti dalla Westinghouse. Il primo elemento, come già stato citato nelle relazioni precedenti, è il nastro trasportatore, in questo in foto d'epoca. Rappresenta il mezzo meccanico per il trasferimento continuo del carbone in pezzatura dal carbonile, che dal 1968 è situato a Ponte di Troscalo, al bunker di carico giornaliero. Il nastro trasportatore fu installato nel 1929 in sostituzione della precedente ruota a tazze, che non garantiva più l'affidabilità del servizio richiesto. La struttura meccanica ha conservato l'originale configurazione con stazioni a tre rulli per creare la capacità contenitiva necessaria del tappeto. Rappresenta un esempio di meccanizzazione industriale con un'alzata in dislivello fino a raggiungere la bocca di carico del bunker che vedete indicato con uno, in maniera tale da creare l'accumulo giornaliero prodotto nel bunker. Il bunker è la seconda struttura interessante, l'abbiamo già analizzata, di forma circa troncoconica, sopravvissuta in parte, destinata ad accogliere il carbone in pezzatura da predisporre per la combustione imminente, quindi oggi lo chiameremo buffer. Alimentato quindi da un lato dal nastro trasportatore e dall'altro a sua volta interfacciato con i mulini frantumatori che vedete in posizione 3 bassa attraverso mediante idonee tubazioni a caduta. Questo è il disegno d'epoca, questo sono i tubi nella visione attuale. Questi tubi a caduta vanno in alimentazione ai mulini a rulli di cui ne state già presentate alcune immagini, ma che è interessante valutarne la conservazione. Attualmente la centrale è dotata di 15 mulini, dei quali 12 risalenti al 1951, data di questa foto, dedicati ai gruppi turbina 3 e 4 e 3 invece risalenti alla fine degli anni 50 per il gruppo turbina 6. L'operazione di frantumazione, ecco qua vedete altre immagini, questo è lo stato di conservazione attuale degli stessi mulini. L'operazione di frantumazione si rende necessaria per ottimizzare il processo di combustione del carbone di alimento dei bruciatori che devono funzionare a polverino. Il processo di combustione produce ceneri pesanti che vengono estratti dal fondo caldaia e ceneri volatili che invece sono espulse con i fumi in canna fumaria che contenuto di polveri che chiaramente è debitamente abbattuto nelle sezioni di filtrazione come sono state illustrate nelle relazioni precedenti. Interessante anche la conservazione di una canna fumaria per le caratteristiche sia in elevazione, essendo posizionata verticalmente, superiormente al corpo caldaia, a sua volta alto 30 metri. A questo punto iniziamo ad esaminare il ciclo acqua-vapore per l'alimento dei gruppi turbina a vapore 3 e 4. Cominciamo dai generatori di vapore.
sono costituite da quattro caldaie di costruzione Combustion Engineering installate all'inizio degli anni 50. Sono del tipo a tubi d'acqua, ovvero sia il processo di evaporazione avviene all'interno dei tubi, mentre la camera di combustione è ingenerata dal volume disponibile interno nelle caldaie stesse. Sono del tipo, quindi, a tubi d'acqua, a circolazione naturale, come si può evincere dalle grandiose rastrelliere di tubi percorsi d'acqua e vapore che avvolgono completamente la superficie laterale del corpo caldaia per un'altezza di 30 metri. Sono omologate per una pressione di targa di 70 bar ed adibite alla produzione di vapore surriscaldato a 63 bar, con 485 gradi centigradi di temperatura, secondo la tipica configurazione dei fasci tubieri suddivisi in tre corpi. Ecco, questi sono diciamo gli schemi termodinamici, questo è lo schema della caldaia, qua potete vedere i tre corpi di fasci tubieri principali che si dividono in economizzatore, ovvero preriscaldatore, vaporizzatore, che è questo, e le sezioni di surriscaldamento, che sono queste che indico con la freccia. Sul fondo caldaia, che è questo, sono installati 12 bruciatori a polverino di carbone, quindi con insufflamento di aria, ed 8 bruciatori ad olio combustibile, quindi il funzionamento è policombustibile. Diamo un accenno al generatore di vapore di alimentazione della turbina 6, il corpo caldaia, questo è alto 40 metri, sempre a tubi di circolazione naturale, produce vapore surriscaldato nella portata di 476 tonnellate ora, 147 bar a 540 gradi, quindi vapore a forte contenuto entalpico. Possiede tre sezioni di fasci tubieri, 24 bruciatori a polverino di carbone e 20 ad olio combustibile. Quello che risulta interessante, ecco, questo è lo schema termodinamico del secondo ciclo a servizio della turbina 6, di cui poi torneremo quando vedremo il rotore della turbina stessa. Quello che risulta estremamente interessante è la configurazione dei tubi di vaporizzazione, che merita la debita attenzione sia come imponente manufatto d'epoca storico, sia anche per la valenza didattica che tuttora ha per gli allievi ingegneri meccanici ed energetici. Qua potete vedere le visioni laterali, questa è la visione dal basso. Vediamo, ecco, questa invece è una visione della caldaia a servizio della turbina 6. Vediamo invece i gruppi turbina 3 e 4. Questa è la sala macchina, è stata già presentata in termini diciamo iconografici. Si tratta di due turbine gemelle risalenti all'inizio degli anni 50, posizionate al primo piano, di costruzione Westinghouse, funzionanti, questo è importante, fino al 2016. Potenza 70 MW cada una, alimentata da vapore surriscaldato a 60 bar, 482 gradi centigradi. Sono gruppi turbine caratterizzate da 32 stadi con 5 spillamenti. Ecco, questo è il corpo rotorico delle due turbine. Qua potete vedere i 32 stadi e nella parte di schematizzazione termica, ecco, qua potete vedere lo schema complessivo dove sono anche individuate i 5 spillamenti per ottenere un rendimento maggiore in termini di lavoro meccanico. Per quanto concerne invece il gruppo turbina 6, anche questo è estremamente interessante, risale al 1958, qui potete vedere il rotore installato nella semicassa statorica, che è in abbinamento al generatore di vapore Tosi, come abbiamo visto. La turbina anch'essa è di costruzione Franco Tosi. Ha una potenza di 160 MW caratterizzata da 38 stadi, 7 spillamenti, elabora vapore sino a 141 bar, 532 gradi centigradi. È una turbina del tipo azione-reazione con spinte assiali bilanciate. Adesso non sto a tediarvi, ma la spinta assiale che va a insistere sull'asse
del rotore è bilanciato da questa particolare forma simmetrica che possiamo anche vedere nello schema termodinamico generale, ecco, che vale sia questa è la sezione di alta pressione, queste sono le due sezioni di media pressione e questa infine è la parte rotorica dedicata alla bassa pressione. Vediamo ora rapidamente il ciclo di acqua marina. Di raffreddamento, ecco, si presenta unico e centralizzato per il servizio multiplo ai condensatori, all'olio turbina, ai trasformatori, a tutte le macchine ausiliarie. Il circuito inizia con l'opera di presa a mare. Il canale e la presa a mare risalgono alla prima fase costruttiva, quindi siamo alla fine degli anni 20, che per l'epoca certamente fu di rilevante difficoltà. La presa marina è sita in Calata a Giaccone ed è dotata di un sistema di filtrazione a griglie rotanti. Dopo la filtrazione primaria, l'acqua è ripartita in due canali nei quali sono installate le pompe di circolazione per il raffreddamento dei diversi circuiti idraulici servite da apposite canalizzazioni. Le opere di canalizzazione percorrono a quota di affiore ipogeo l'intero impianto produttivo attraverso un interessante dedalo di canali paralleli in funzione della diversa destinazione d'uso per poi ricongiungersi a fine ciclo di raffreddamento. I condensatori, che vedete in questa slide, sono presenti sia per il gruppo turbine 2-3, questo sulla vostra sinistra, che per la turbina 6 sulla vostra destra. Per la turbina 2-3 il condensatore è di tipo Westinghouse, di tipo a superficie di scambio, con ben 3.716 metri quadrati di superficie attiva di scambio termico ed elabora 203 tonnellate ora di vapore esausto, con una portata di acqua marina di raffreddamento di circa 15.000 metri cubi ora, prelevata dai canali sottostanti mediante pompe di circolazione forzata. Ecco, questo particolare che si è visto anche molto bene nella presentazione del professore Sarepetto fa proprio vedere i canali con i sistemi di presa chiaramente alimentati da pompe di circolazione forzata. Per la turbina 6 il condensatore invece è Franco Tosi, del tipo a superficie di scambio, con una superficie di scambio di ben 8.500 metri quadrati attivi, elabora 311 tonnellate ora di vapore espanso. Preleva anch'esso dai canali sottostanti una portata d'acqua di raffreddamento di circa 17.000 metri cubi ora mediante anch'esse pompe forzanti di circolazione. Dopodiché abbiamo il ritorno a mare dell'acqua di raffreddamento. L'acqua marina, pertanto utilizzata, viene riconvogliata di nuovo in un unico flusso e scaricata a mare presso la Calata Concenter, che era già fu il bacino Vittorio Emanuele III. Ecco, si ravvisò, questo molto interessante, l'importanza di evitare la possibilità di ricircolo dell'acqua di servizio per evitare zone marine confinate con alterazioni di gradiente termico. Quindi, chiaramente, punti di presa e punti di rilascio sono debitamente lontani. Ciò, evidentemente, ha grande beneficio sia del rendimento termodinamico, in primis, ma che anche a tutela dell'ambiente marino. Per quanto invece riguarda la produzione di energia elettrica generata dal lavoro meccanico delle tre turbine attualmente conservate, 3, 4 e 6, risulta interessante la configurazione della cabina di controllo come già illustrato dall'ingegnere Fui, ecco, la stessa sua foto d'epoca, destinata chiaramente al monitoraggio, alla regolazione, al controllo centralizzato dei parametri e dei processi di impianto della centrale. Essa è molto importante dal punto di vista della conservazione perché costituisce una rassegna dell'evoluzione tecnologica dei sistemi di regolazione e controlli a partire dagli anni 50 sino a giungere alle tecnologie elettroniche dell'ultimo periodo di funzionamento della centrale. Si possono visionare in essa, ecco questo è lo stato attuale, sinottici di impianto e strumentazioni sia di tipo analogico che di tipo digitale, questo è un particolare. Il banco elettrico della sala quadri fu trasferito negli anni 70 in sala manovre. In ultimo, nell'ambito della centrale, sono stati sottoposti a tutela conservativa il caroponte, già illustrato dalla collega professoressa Repetto, manufatto molto interessante, originale del 1927, sito nel salone turbine.
presenta una costruzione dei ponti, che sono le due strutture longitudinali che vanno a insistere sull'interasse maggiore, in struttura reticolare alleggerita, chiodata, come abbiamo visto, ad oggi perfettamente funzionante. Infine, l'impianto antincendio, da sottoporre certamente a tutela stante l'interesse, di cui si osserva il particolare collettore e la sala generale nella slide successiva, risalente agli anni 50. Pertanto coevo ai gruppi turbine a vapore 3 e 4, con ampliazione negli anni 60 per l'aggiunta della turbina numero 6. Quindi fornisce l'acqua antincendio per i trasformatori, le casse olio delle turbine. Molto interessante il criterio della regolazione di tutta l'impiantistica antincendio, in quanto presenta una sensoristica combinata sia elettropneumatica che elettromeccanica di significativo interesse da un lato storico, ma certamente anche didattico attuale. Grazie per l'attenzione, lascio la parola a Sara. Grazie Pietro, sei stato eccezionale sia nell'esposizione sia anche nel rispetto dei tempi. Ti ringrazio moltissimo, davvero ingegnere, e ti ringrazio ancora per l'apporto fondamentale che hai dato con il tuo collega alla conservazione della centrale. Se non ci fosse stati voi, probabilmente gli impianti sarebbero già distrutti. Grazie. Tengo Sara, un ultimo commento. Sì. Tengo a sottolineare la valenza didattica, sì, che questo tipo di plesso potrebbe avere nei confronti dei nostri allievi ingegneri meccanici ed energetici. Il complesso, fondamentalmente, essendo perfettamente funzionante fino al 2016, rappresenta una garanzia per quanto riguarda proprio gli aspetti principali di impianto di un sistema a turbine a vapore. Cercheremo di convincere il nuovo rettore. Speriamo, tanto lo hai vicino perché è a Savona. Certo. Grazie, grazie ancora. Allora, adesso passiamo la parola, perché purtroppo i tempi sono diventati un po' corti, a Roberto Leone, soprintendente. Tanto gli facciamo i complimenti per la sua nuova nomina, soprintendente dell'archeologia, belle arti e paesaggio della Liguria per le province di Imperia e di Savona. Complimenti. Con lui e con i suoi collaboratori abbiamo lavorato strettamente per giungere al riconoscimento di bene culturale della centrale, non solo dell'involucro originario, ma anche di una parte storica degli impianti, ancorché non avessero ancora 70 anni. Adesso Roberto Leone ci racconterà come hanno fatto. Grazie. Buongiorno. Lo scopo di questo intervento è quello di esporre questo caso interessante di iniziativa volta alla tutela del patrimonio culturale industriale, cioè, ovvero proprio il procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale della centrale termoelettrica del porto di Genova, che è intrapreso dall'allora sovrintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della Liguria nel luglio del 2018, si è concluso con l'emanazione del decreto nel gennaio del 2019. I motivi di interesse sono molteplici e investono diversi aspetti. In particolare ne vanno evidenziati almeno tre che hanno caratterizzato questo procedimento. Innanzitutto, le notevoli sinergie messe in campo da diversi enti, tra i quali l'Università degli Studi di Genova attraverso la Scuola Politecnica, ovviamente la sovrintendenza stessa, e l'Associazione Italiana per il Patrimonio Archeologico Industriale, l'AIPAI. Questo ha portato, attraverso iniziative declinate secondo le specifiche città proprie delle rispettive finalità istituzionali, all'avvio del procedimento di vincolo. Secondo piano, la concezione olistica alla base del riconoscimento dell'interesse culturale, che, come vedremo, si discosta dal modello, diciamo, tradizionale di vincolo architettonico per abbracciare una formulazione che ha permesso di considerare tanto l'edificio centrale quanto i diversi elementi afferenti agli impianti di produzione dell'energia elettrica come parti di un complesso che diviene bene culturale nella sua interezza. In ultimo, è il ricorso a specifici dispositivi normativi tali da rendere l'approccio sopra menzionato efficace
ai fini della tutela. Partendo dal primo punto, l'iter del procedimento di dichiarazione dell'interesse culturale è partito da una formale richiesta di apposizione di vincolo giunta in sovrintendenza da parte dell'AIPAI e della Scuola Politecnica dell'Università di Genova. A questo proposito vorrei menzionare l'impegno profuso nell'iniziativa da parte della professoressa De Maestri, del professor Giribone che ha appena parlato e del professor Zunino. L'istanza era correlata da materiale di studio in massima parte derivante dalla tesi di laurea discussa nel 2017 dall'ingegner Giacomo Fui, che ha parlato in precedenza, e che già ovviamente metteva bene in evidenza gli elementi di estremo interesse della centrale. La condivisione di questi documenti ha dunque costituito un elemento propedeutico alla successiva attività istruttoria della sovrintendenza, che attraverso un percorso partecipativo che ha coinvolto ovviamente l'Enel, ente proprietario dell'impianto, e l'autorità portuale del Mar Ligure orientale, ente proprietario del terreno in cui sorge il complesso, ovviamente mediante anche sopralluoghi e ulteriori ricerche fatte dalla sovrintendenza, ha maturato la convinzione dell'esistenza dei presupposti per avviare questo procedimento di vincolo. Un ulteriore elemento che ha assunto notevole importanza a questo proposito consisteva nel rischio concreto della perdita del bene. Infatti, dopo la chiusura degli impianti nel 2017, era stato avviato un processo di dismissione da parte di Enel, a partire dalla bonifica dei materiali pericolosi, e quello ovviamente non è stato realizzato, fino allo smantellamento completo di tutti quanti i macchinari al fine di restituire, al termine della concessione, l'area priva di impianti all'autorità portuale ligure. Alla luce delle attività di ricerca svolte dalla sovrintendenza, la centrale risulta essere caratterizzata da notevoli peculiarità concorrenti a determinare nel loro insieme le premesse per il riconoscimento degli interessi culturali. Tali peculiarità si definiscono come il portato di un percorso nel quale sono rintracciabili scelte ed elaborazioni architettoniche, ingegneristiche e più genericamente diciamo tecniche, fortemente legate alla storia dell'urbanistica e industriale della città. Adesso farò scorrere diciamo un pochettino di diapositive anche se in realtà voglio dire abbiamo già visto in base ai precedenti interventi che saranno un po' come dire un po' ripetitive. Sono sempre interessanti. L'eclatante prossimità della Lanterna di Genova costituisce forse la più evidente tra queste, una collocazione che iscrive l'edificio in uno spazio urbano simbolicamente molto denso. Spazio egemonizzato da un landmark monumentale che è considerato il simbolo della città e che a sua volta contribuisce a connotare esteticamente, oltre che funzionalmente, uno spazio molto denso, spazio che a sua volta oltre che funzionalmente è uno spazio promiscuo in cui il monumento convive, accostato e giustapposto alle infrastrutture produttive portuali. Il porto, nodo fondamentale dell'economia genovese, è stato d'altronde un luogo di forte produzione identitaria di una città che a lungo è stata pensata e vissuta dai suoi abitanti in primo luogo come città di traffici e di industrie, ma anche come una città che ha dovuto, tra virgolette, industriarsi per gestire e addomesticare, trasformandolo in uno spazio urbano, un territorio complesso e avario di aree edificabili. La progettazione dell'edificio e degli impianti al suo interno dovettero adattarsi alla peculiarità del contesto urbano genovese, caratterizzato in ragione delle sue caratteristiche orografiche e dell'elevata densità edilizia da un'accentuata esiguità di spazi disponibili, ovviamente a maggior ragione nella zona del porto. Per comprendere la rilevanza storica di questi impianti, è necessario considerare alcune tra le implicazioni che ebbe l'applicazione del piano Marshall in Italia. In molti casi, il piano, oltre a imponenti finanziamenti, prevedeva l'acquisizione da parte dei paesi beneficiari di manufatti di fabbricazione statunitense, con effetti notevoli sul piano della migrazione di tecnologie e competenze dall'America all'Europa. Più in generale sono diversi gli elementi che hanno reso la centrale del porto un complesso difficile da gestire di altri. La già menzionata dislocazione degli impianti in un unico edificio rendeva più complessa la gestione delle operazioni di regolazione, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di risoluzione delle emergenze. Ad esempio,
A differenza di quanto avviene nella grande maggioranza degli altri impianti, le caldaie sono collocate in un luogo chiuso. Ciò rendeva più complessa e delicata la gestione di eventuali perdite di vapore, il quale se all'aperto si disperde immediatamente nell'ambiente circostante, mentre nella sala della caldaia della centrale del porto creava condizioni di scarsa se non nulla visibilità che rendevano necessarie per portare a termine le riparazioni una conoscenza dettagliatissima di tutte quante le componenti dell'impianto, comprese le più minute. Cioè, in altre parole, chi eseguiva la manutenzione doveva essere in grado di orientarsi e operare un ausilio visivo scarso o praticamente nulla. Per le ragioni sovraesposte, la centrale del porto ha costituito nel corso dei decenni, fino alla cessazione delle attività, un polo di formazione di alcune tra le professionalità più specialistiche e avanzate nel campo della gestione degli impianti termoelettrici. Alla luce di quanto esposto, si è configurata per la sovrintendenza la necessità di far ricorso a un dispositivo normativo tale da rendere conto nel riconoscimento dell'interesse culturale di un duplice livello di articolazione. Quello dato dalle reciproche relazioni intercorrenti tra le parti che compongono un bene, inteso come un complesso inscindibile di elementi mobili e immobili, integrati, cioè condizione in mancanza della quale la portata della dichiarazione sarebbe stata irrimediabilmente ridimensionata, configurandosi esclusivamente come un vincolo architettonico a tutela del solo edificio, cioè del solito involucro esterno. L'altro aspetto è quello dato dalle molteplici ipotesi di interesse culturale da declinare nella fattispecie prevista dal Codice dei Beni Culturali. In riferimento in particolare a questo punto, si può individuare, oltre all'interesse storico-artistico rivestito dall'immobile, anche e soprattutto l'interesse storico di cui facevo menzione prima, che a sua volta si può declinare in un rapporto al contesto di appartenenza, cioè ovvero la storia e l'identità, parola fondamentale, della città di Genova. Oltre ovviamente in relazione all'ambito della storia della tecnica. Tali fattispecie sono ricomprese e specificatamente menzionate entrambe in un particolare articolo del Codice dei Beni Culturali, ovvero l'articolo 10,3 lettera D, scusate il tecnicismo. Esso stabilisce che sono beni culturali, una volta che sia intervenuta la dichiarazione, le cose immobili e mobili, come quelle che sto facendo scorrere nelle slide, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza e della tecnica e dell'industria, in particolare ovviamente mi soffermo su questi ultimi due aspetti, della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive e religiose. Come si evince dal testo, si enumerano fattispecie accomunate dalla natura relazionale esterna del vincolo, ovvero non già da un supposto pregio intrinseco del bene, ma dalla sua relazione testimoniale rispetto ad elementi contestuali, storico o simbolico identitari. Per quel che riguarda il punto precedente, una dichiarazione di interesse culturale fondata esclusivamente su motivazioni di carattere storico-artistico, secondo quanto disposto dal vincolo tradizionale, ovvero quello dell'articolo 10,3 lettera A, avrebbe trovato una piena legittimazione unicamente per l'edificio della centrale, inteso come involucro architettonico, ma non avrebbe potuto comprendere l'insieme dei macchinari per la produzione di energia contenuti al suo interno. Anche perché il predetto articolo del codice pone come presupposto che il bene abbia almeno 70 anni, requisito non posseduto dalla maggior parte dei macchinari presenti all'interno della centrale. Al contrario, il cosiddetto vincolo relazionale esterno, quello normato dall'articolo citato in precedenza, essendo fondato su motivazioni di carattere identitario e di relazione con la storia dell'industria, non presuppone limiti temporali e quindi si può dichiarare l'interesse anche di beni che hanno un'età inferiore ai 70 anni. Questo strumento ha consentito di sottoporre a tutela sia l'edificio degli anni 20, sia gli impianti che esso custodisce. Inoltre, a corollario, il codice dispone che questo bene, una volta dichiarato di interesse culturale per le motivazioni di carattere storico-identitario, in quanto demaniale, diventa inalienabile, sancendone ulteriormente il preminente interesse pubblico.
In conclusione, il procedimento per il riconoscimento dell'interesse culturale della centrale di Genova si distingue da un lato per essere il frutto di una collaborazione particolarmente virtuosa tra i diversi enti, che ha permesso una condivisione di conoscenze approfondite utili all'avvio dell'istruttoria, dall'altro per essere stato caratterizzato dall'impiego di strumenti amministrativi efficaci, innovativi, per garantire la tutela di un bene particolarmente complesso. Riteniamo in definitiva che esso possa costituire un caso da prendere ad esempio per altre iniziative di tutela che riguardino il patrimonio archeologico industriale della nostra regione. Vi ringrazio. Grazie Roberto per l'intervento e grazie anche per quello che auspichi che avvenga. In effetti questo è stato un incontro particolare, direi. Se posso permettermi, un incontro tra amici che hanno collaborato strettamente per giungere a questo risultato. E ringrazio comunque tutti per le relazioni estremamente interessanti, molto approfondite, a cui io non ho apportato alcuna aggiunta proprio perché erano assolutamente esaurienti. Adesso vorrei ancora inserire un ultimo intervento, un filmato che ci è stato fornito da Fabio Persichetti di Enel Produzione, direttore delle centrali termoelettriche di Genova e di Spezia. Lo ringrazio per l'interessamento all'iniziativa odierna e per la realizzazione, diciamo, di questo filmato all'interno, che è stato girato all'interno della centrale e illustra alcune peculiarità della centrale con la partecipazione di Roberto Venuti, anche ex dipendente Enel, che è stato iscritto tra i relatori, e i lavori in corso per la restituzione della stessa all'autorità portuale. Benvenuti nella centrale di Enel Produzione di Genova. Io sono il Fabio Persichetti, il responsabile del power plant di La Spezia, che ha competenza anche su questo impianto che potete vedere alle mie spalle. Credo che non vi siano altri impianti in Italia che meglio della centrale di Genova possano esemplificare e riassumere i tre grandi momenti in cui possiamo suddividere la storia dell'industria elettrica italiana del Novecento. Gli albori, il primo momento, costituiti dalla nascita sull'onda un grande fervore imprenditoriale privato che nei primi decenni del secolo ha determinato l'avvio della produzione in Italia, la sua espansione concentrata soprattutto tra gli anni 30 e 50, al fine la ridefinizione organizzativa in seguito alla legge del 1962 che stabiliva la nazionalizzazione e poneva le basi di un'ulteriore vigorosa espansione. All'indomani della Prima Guerra Mondiale, in tutto il paese il settore elettrico conobbe una forte espansione, sia sotto il profilo tecnico produttivo, sia sotto quello economico-finanziario. Nuovi impianti entrarono in funzione, nuove linee di distribuzione furono costruite e portarono l'energia elettrica in località che fino allora erano rimaste prive. Crebbe notevolmente la produzione, affiancando al settore produttivo trainante dell'idroelettrico anche i primi impianti termoelettrici con la finalità di integrare e supplire a deficit locali e strutturali di produzione, tipica di certi periodi dell'anno con minore disponibilità idrica rispetto evidentemente alla richiesta di energia. Il consumo cominciò a farsi più diversificato grazie alla diffusione delle applicazioni elettriche nei processi industriali e anche all'espansione dei consumi per scopi domestici. Gli anni tra le due guerre costituirono in effetti la fase durante la quale l'industria elettrica italiana assunse definitivamente il ruolo di settore trainante, arrivando a concentrare anche quasi un quinto del capitale complessivamente investito in Italia. Fu una di queste società, il consorzio centrale termiche Concenter,
che venne costituita a Milano il 7 novembre del 1925, a costruire questo impianto, rispondendo a una crescente richiesta di energia della Genova industriale e non a caso simbolicamente realizzato nelle immediate vicinanze della lanterna, luogo simbolo della città. Lo fece affidandosi all'ingegnere Salvatore Orlando, che si era formato proprio qui a Genova, alla Scuola Navale di Genova, e si era sempre occupato di generazione termoelettrica fin dal 1904. Tra il 1926, con inizio della costruzione nel 27 fino al 29, si occupò della centrale, andando a ricoprire poi il ruolo di direttore per tutto il periodo immediatamente successivo, anche quando nel 1934 il consorzio venne assorbito dalla Società Generale Elettrica Cisalpina, e sino all'acquisizione nel 1942 da parte della Edison. Ora vi raccontiamo come funzionava la centrale originariamente costituita da due gruppi da 25 MW e da un gruppo da 3 MW per l'alimentazione dei servizi ausiliari. I due gruppi originari erano equipaggiati con 4 generatori di vapore che, mediante un collettore unico, alimentavano le turbine dei gruppi 1 e 2 e la turbina dei servizi ausiliari. Tutte le caldaie erano a corpo cilindrico, a circolazione naturale, e bruciavano solo carbone non triturato, ma in pezzatura, su una griglia rotante. Peraltro interessante è il fatto che l'avviamento veniva effettuato con della legna, quindi la prima accensione veniva utilizzata con la legna. Le unità erano installate all'interno dell'edificio attuale, che era progettato a quei tempi utilizzando le migliori tecnologie di architettura industriale, con numerosi aspetti innovativi nella topografia, in previsione anche di un'espansione futura dell'impianto. La sala manovra non esisteva, i macchinari venivano comandati da quadri locali e tutte le regolazioni venivano effettuate manualmente dal posto. Era quindi un sistema, se mi passate il termine, a intelligenza umana, quindi non artificiale, distribuita. Il livello del corpo cilindrico, ad esempio, era trasmesso mediante un sistema di specchi all'operatore di livello che azionava la valvola di alimento. Del pari la combustione era controllata a vista dal fuochista tramite uno sportello di ispezione. La pressione di ammissione della turbina era regolata dal turbinista manovrando le valvole di regolazione. E l'evacuazione delle ceneri veniva effettuata in modo completamente manuale, venivano trasportati quindi dei carrelli in un vascone riempito d'acqua. Anche le operazioni parallelo dei gruppi per la connessione alla rete e la manovra di tutti gli interruttori venivano effettuate in una sala quadri, il sistema era a 60.000 volts, e qui operavano il capo turno, l'operatore elettrico e l'aiuto dell'operatore elettrico. Ovviamente le condizioni di lavoro all'interno dell'impianto all'epoca erano ben diverse da quelle ritenute oggi accettabili in termini di rumore e di clima, reso ancora tutto più severo dal fatto che ci si trova all'interno di un ambiente chiuso. Il problema maggiore durante i transitori era infatti la comunicazione tra il personale, e per questo si usavano dei segnali convenzionali e delle parole chiavi, realizzando un vero e proprio gergo locale. Le variazioni di carico venivano ad esempio richieste dal capo turno al turbinista, il quale in un sistema a catena, oltre a manovrare le valvole di turbina, provvedeva ad avvisare il capo caldaia e il pompista. Normalmente 3 caldaie funzionavano al massimo carico, mentre la quarta aveva una funzione di regolazione. Con questo assetto si è giunti sino alla Seconda Guerra Mondiale. Durante il periodo bellico fu bombardato l'edificio della stazione elettrica, la sala linea, e la produzione della centrale rimase quindi ferma per molto tempo. Le apparecchiature in quel periodo, le apparecchiature principali, furono protette da eventuali bombardamenti
ricoprendole con sacchetti di sabbia, mentre l'olio da turbina fu travasato in caldaia per nasconderlo dalle frequenti razzie belliche. Nel 1951, nell'ambito del piano Marshall, la centrale fu ampliata con l'installazione di due gruppi da 70 MW che sono rimasti in servizio fino al 2014. Ogni gruppo era costituito da due caldaie che alimentavano una sola turbina e un solo alternatore. Tutti i macchinari erano di costruzione originale americana e relativo assetto impiantistico consentì un netto miglioramento di rendimento arrivando fino al 30%. Iniziava in quel periodo anche ad esserci dell'automazione, infatti l'evacuazione di cenere leggere era completamente automatizzata, mentre restava ancora manuale quelle delle ceneri pesanti. Entrambi i gruppi erano comandati questa volta da una sala manovra unica, dove ogni gruppo aveva due banchi di controllo, una per ogni caldaia. Tutte le regolazioni erano automatizzate. In sala manovra venne spostato il capo turno, spostato dalla sala quadri, e insieme a un capo operatore e a quattro operatori al banco. Dalla sala quadri si continuavano a essere esercite tutti gli interruttori e comandando anche la stazione elettrica, che in quel caso fu duplicata realizzando anche una linea a 130 kV. Mentre la stazione elettrica da 60 kV rimase in servizio per i gruppi 1 e 2 fino al 1960. Alla fine degli anni 50, in particolare nel 57, i gruppi 1 e 2 furono dismessi e demoliti. Al loro posto iniziò la costruzione di un gruppo da 160 MW, il gruppo 6. Contemporaneamente vennero anche modificati i banchi in sala manovra, realizzando di fatto un unico banco al posto dei due banchi originariamente presenti per gruppi. Il gruppo 6 entrò in servizio nell'agosto del 1960, era un gruppo ben più moderno evidentemente, il rendimento era stato portato al 36% e tutte le apparecchiature erano di costruzione italiana, la caldaia e la turbina erano Tosi e l'alternatore Marelli. Il gruppo 6 era esercito dalla sala manovre, tutte le regolazioni erano quindi automatiche e controllate dal banco. Venne in quel periodo anche ulteriormente potenziata la stazione elettrica da 130 kV con l'entrata in funzione di ulteriori due linee. La centrale cominciò a essere utilizzata come un impianto di produzione base del sistema elettrico italiano. Nel 1964 la centrale passò di proprietà all'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e da quel momento iniziarono tutta una serie di attività di ottimizzazione nella gestione dell'impianto. Nel 68 iniziò ad esempio la costruzione del nuovo carbonile al ponte Idroscalo, abbandonando quindi il sistema a ruota a tazze originariamente utilizzato a favore di un sistema con nastri trasportatori di alimentazione del bunker, che a sua volta alimentava poi i gruppi, e per rispettare i limiti di legge sull'emissione nel 1984 furono anche installati dei nuovi elettrofiltri che sostituirono i precedenti sistemi meccanici, elettrostatici esistenti. Nello stesso periodo fu rifatta anche il banco elettrico di sala quadri con tutti i comandi e tutta la strumentazione che venne trasferita nella sala manovra. Anche in quel momento l'operatore elettrico e il relativo aiuto vennero inseriti nell'organico di sala manovra. Da allora l'impianto è stato oggetto di successivi affinamenti piccoli ma continui interventi di miglioramento volte a migliorare l'efficienza e l'affidabilità del servizio, unitamente a tutta una serie di interventi più o meno impattanti di tutela ambientale, sino al termine della produzione dei gruppi 3 e 4 avvenuta nel 2014 e del gruppo 6 avvenuta a marzo del 2017. Mi chiamo Roberto Venuti, sono uno delle migliaia di lavoratori che hanno lavorato in questo sito, nella centrale termoelettrica di Genova,
mi sono occupato per tanti anni di sicurezza e ambiente, e tra le incombenze di questo ufficio vi era anche quella di mantenere viva la parte dell'archivio storico di Centrale. In questo ufficio venivano raccolte tutte le foto, qualsiasi attività e lavorazione che veniva fatta in questa centrale veniva documentata. Venivano documentati i guasti, venivano documentati i nuovi impianti e poi soprattutto in questo ufficio qua venivano raccolti anche i documenti ufficiali, per esempio le concessioni originali tra Enel, o meglio, tra Concenter, consorzio termoelettrico delle centrali termoelettriche del 1930, del 1940, 50, perché poi tutte queste concessioni erano a scadenza, sono archiviate in questa stanza. Sono archiviate i documenti originali, come potete vedere su questo tavolo, e non solo, sono archiviate migliaia e migliaia di fotografie. Anche queste fotografie sono state digitalizzate e sono state in qualche modo messe a disposizione anche della cittadinanza, perché sono veramente foto storiche e artistiche di questo impianto. Siamo nell'archivio di Centrale, in questo locale sono presenti circa 20.000 disegni e più, tantissimi altri documenti. Qui era praticamente dove veniva archiviata, dove venivano archiviate tutte le componenti di centrali, i disegni dei componenti, le modifiche che venivano fatte sugli stessi o sulle parti di impianto. Ogni macchinario aveva una scheda, era schedato praticamente, e aveva un suo diario di macchina. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che, l'ho preso a caso, questo è un regolatore di temperatura nafta serbatoi, ogni modifica o manutenzione veniva annotata. Questa era la storia di quel particolare. E questa era una cosa indispensabile per avere sempre sott'occhio tutto quello che era le future manutenzioni e le ricerche ai guasti. Non solo, in questo vano venivano archiviati anche i rapporti di lavoro. Ogni modifica impiantistica doveva essere studiata, progettata e in qualche modo realizzata e avere la storia di quel particolare. Negli armadi che si vedono qui dietro sono circa 1200 rapporti di lavoro, dove ogni rapporto di lavoro era un intervento che poteva essere semplice o anche molto complesso. Per esempio, le revisioni di turbina avevano un loro raccoglitore dove veniva annotato qualsiasi cosa, dalle ore del personale che impiegava per svolgere la manutenzione, ai pezzi che venivano cambiati, alle misure che venivano prese per controlli, eccetera, eccetera. Altre cose che troviamo in questa stanza sono i vari contratti. I contratti addirittura di fornitura dei gruppi 3 e 4 sono ancora gli originali, tutti in inglese, con tutte le ditte americane che hanno spedito materiale qua. Quindi sono le bolle di consegna. Stiamo parlando degli anni 50. E forse addirittura anche i prezzi. Ci troviamo ora di fronte alle turbine dei gruppi 3-4 che sono oggetto di salvaguardia, in conformità al progetto approvato lo scorso anno nella conferenza servizi gestita dall'autorità del sistema portuale del Mar Ligure occidentale. Qui le attività di demolizione sono orientate alla completa bonifica del sito da sostanze inquinanti e alla demolizione delle opere realizzate nelle aree esterne all'edificio. All'interno di questo edificio si procederà alla demolizione di tutte le parti di impianto non vincolate dalla sovrintendenza e già oggetto di descrizione negli interventi che mi ha preceduto.
La demolizione, come sentite, è in corso. Si sostanzia in interventi molto calibrati, a volte di cesello, un taglio e cuci delle strutture impiantistiche e dei componenti di più recente realizzazione, andando a concretizzare un'opera di sottrazione delle strutture tecnologiche più recenti al fine di portare alla luce il nucleo storico. Se mi passate il paragone, l'opera di demolizione può in questo ambito essere paragonata a un vero e proprio scavo archeologico che riporta alla luce reperti più antichi e preziosi presenti. Per quanto concerne il materiale documentale, provvederemo alla sua salvaguardia trasportando il tutto nel nostro archivio storico Enel di Napoli, rendendolo poi disponibile in parte anche in formato digitale. A questo proposito, in ambito aziendale stiamo portando avanti un progetto editoriale con contenuti multimediali, video, interviste e visite virtuali, volto alla salvaguardia della memoria di un sito straordinario che semplifica la storia della produzione termoelettrica da carbone nell'Italia del Novecento. Un'ultima alla conclusione, per fare le conclusioni di questo incontro, possiamo rilevare la validità della metodologia di lavoro, come già stato ampiamente detto comunque da tutti gli altri relatori, metodologia che è frutto della collaborazione di diversi enti e associazioni che sono interessati a vario titolo alla storia e memoria della centrale. E che ha portato alla conservazione del bene da un lato e alla formulazione di una serie di indicazioni per la sua valorizzazione. Questo a mio avviso è estremamente importante. E quindi emersa la richiesta che il progetto di riuso preveda la conservazione della struttura nel suo assetto architettonico impiantistico con una destinazione d'uso compatibile. Che per la componente costruttiva architettonica vengano conservate e valorizzate le caratteristiche più significative di alcune componenti, quali la struttura in acciaio, la spazialità di alcuni ambienti, quali la sala turbine, e degli altri elementi di natura tecnica caratterizzanti. Per quanto concerne la parte impiantistica, che vengano conservate e valorizzate tutte le parti dell'impianto risalenti al progetto originario, nonché alcune componenti che sono state inserite in fasi successive, ma che consentono di leggere nella sua completezza almeno una linea del ciclo produttivo. Da ultimo, che nel progetto di riqualificazione si è tenuto in considerazione l'intero settore con particolare riguardo per le valenze storico-architettonico-paesaggistiche della Lanterna di Genova. Auspichiamo quindi che queste indicazioni che vengono da questo primo incontro possano essere discusse prossimamente in una sede più allargata, ossia che a questo incontro possa seguire quanto prima una riunione o tavola rotonda con la partecipazione di diversi attori, oltre a quelli presenti in data odierna, gli altri enti che a diverso titolo sono interessati, ovviamente l'autorità portuale, proprietà dell'area, il Comune di Genova, la Regione, Confindustria, Camera di Commercio, il MUMA, che è gestore della lanterna, gli operatori portuali e quant'altro. Una tavola rotonda che consenta di giungere a una proposta di valorizzazione della centrale con un riuso compatibile, o quantomeno che insomma ponga questa problematica, se ne discuta con tutti questi attori in una giornata che sia diciamo serena e produttiva come quella odierna.
Ci ho detto ringrazio tutti quanti hanno partecipato, sia i relatori ovviamente che anche gli uditori, e invito tutti a partecipare ai prossimi incontri, il primo dei quali verrà tenuto il 3 febbraio, vedrà come tema l'Ansaldo e come relatori Lorenzo Fiori, direttore della Fondazione Ansaldo, Roberto Tolaini dell'Università di Genova, Giuseppe Zampini, il presidente di Ansaldo Energia, e Stefano Sibilla, vice direttore dell'Ordine degli Architetti. Oltre alla sottoscritta che tratteggerà la storia degli impianti dell'Ansaldo ancora sopravvissuti e le azioni che abbiamo fatto sempre con questo gruppo per la conservazione, in particolare della fonderia di Chisa di Molteno. Grazie e buonasera.